si fa altro che aggiungere errori, quindi Perugia deve liberare la testa e iniziare a fare quello che sa. Takahashi, pallone che scende, tiene bene Brodnischi, Giannelli per la pipe di Haller, Brodnischi, la pipe di Perugia. Anche in momenti importanti oggi sta mancando. Takahashi invece spinge forte su Semenyuk, Giannelli per dietro da Russo, ancora Gaggini che ha letto bene la situazione, cacciò palto per Mar, pallone complicato, spinge sulle mani del muro, Takahashi ancora preciso, ancora Mar, ma c'è il culo di Russo a dire di no, 21-16. Brava Perugia che cerca di rientrare nel match con anche il fondamentale del muro, che di solito è un fondamentale che carica, grande che Monza, non continui con questo veramente gioco pressante e equilibrato che li sta mettendo veramente in difficoltà. Giannelli su Gaggini, cacciopa dietro da Lepchi sulle mani del muro di Oleg Brodnischi che ferma e annulla. Servizio potente con Cacciopa che rincorre, deve attaccare Takahashi sul muro, pallone ancora tutto vivo, Mar lo ributta di là, una free ball per Perugia, Giannelli va da Flavio e c'è il punto di Perugia, 27-25, è 1-0 Perugia. Ma non siamo sul 21-15 di questo secondo set, finale scudetto, tiene Plotinski ma il pallone spostato fuori da postura, Giannelli alto per Semenyuk, il muro! Ma la copertura non c'è e Monza non se lo può permettere. Russo ancora forte su Gaggini, Cacciopa alto da Mar con Russo che tiene ma il pallone finisce ancora nella metà campo di Monza. Mar per Galassi, il pallone basso, Galassi arriva a scarico. Tempo solo, sei con Takahashi. Visic, la flottante la tiene Semenyuk, Giannelli alto per Flavio, c'è il muro di Galassi che ferma tutto e riapre la partita 25-23, tutto ancora da scrivere in questa finale scudetto. C'è veramente una bolgia al Palamarton, Leon tira fortissimo, Takahashi in difficoltà, Svark a palleggiare per Takahashi, pallone difficile, Di Martino tiene dopo l'attacco nel muro, Mara si prende responsabilità, tira forte, trova un punto impressionante. Giannelli continua sulla fase centrale. Di Martino su Semenyuk che tiene bene, Giannelli per attacco di Russo, si chiude qui, Perugia è avanti nella serie della finale scudetto in questi playoff. Perugia vince gara 1 e batte 3-1, Monza è stata una partita, Marco, meravigliosa.